Nel senso che sicuramente la credibilità della disciplina è un elemento essenziale e io ho avuto modo di ricordare, non per excursus storico, ma per mettere le cose nella loro giusta prospettiva, che i paesi che avevano vulnerato la credibilità del patto di stabilità facendo in modo, con la loro pressione in consiglio, che ad essi, paesi, non venissero applicate le sanzioni del patto, erano stati proprio la Germania e la Francia nel 2003. E che quindi nessun paese, piccolo e periferico, ma cosa c'è questa mattina? Abbiamo un po' i nervi tesi? Allora, per cortesia, colleghi, possiamo consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri di rendere le sue dichiarazioni, tra l'altro chieste da molti gruppi di questo emiciclo? Prego, signor Presidente. Quindi intendo bene, signor Presidente, che oggetto di questa riunione è appunto l'Europa e il Consiglio europeo. Lei, per cortesia. Ecco perché. No, non mi piace questo schema. Allora, devo sospendere. Sarebbe un pessimo segnale che daremmo al Paese, sospendere la seduta quando il Presidente del Consiglio sta rendendo delle importantissime comunicazioni. Grazie. Prego, signor Presidente. Grazie, signor Presidente. Ecco perché da parte italiana, se interessa conoscere quale atteggiamento il governo italiano ha tenuto in sede di Consiglio europeo, oltre alla puntualizzazione di quali sono state le responsabilità del passato, le gravi responsabilità del passato, e come quindi sia molto difficile, impossibile tracciare il confine tra paesi totalmente virtuosi e paesi totalmente peccaminosi nell'ambito della zona euro, abbiamo da parte italiana insistito ugualmente, perché è nostra convinzione e nostro interesse presentarci in questo senso, abbiamo insistito ugualmente sulla importanza di avere meccanismi di disciplina credibili e si è deciso alla fine di non far figurare il riferimento agli Eurobond né ad altri specifici temi di questa. La vogliamo finire, per cortesia, la vogliamo smettere? Non siamo in uno stadio, colleghi. Eh sì, però se voi replicate. Allora, grazie, prego Presidente. Grazie signor Presidente. È stato deciso, onorevoli senatori, è stato deciso che nel rapporto che sarà presentato entro il 31 marzo sarà discusso e presentato il tema degli Eurobonds. E sono un po' sorpreso che membri autorevoli della maggioranza a sostegno e parte del precedente governo, che tanto si è speso in sede europea. Bricolo, mi stupisco che lei da capogruppo intervenga. Presidente Bricolo, proprio lei. Senatore Bricolo, proprio lei. Tra l'altro trovo iscritti a parlare due componenti del suo gruppo, il senatore Garavaglia e il senatore Vaccari, che avranno modo di replicare alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio.
Senatore Bricolo, non si faccia proprio lei da capogruppo richiamare, la prego. Sarebbe il colmo. Vabbè. Prego, Presidente. Dicevo, e sto valorizzando in questo un punto sul quale si è speso il governo precedente con un grande consenso dell'opposizione precedente. Scusatemi se valorizzo il Parlamento. L'Italia ha molto insistito, attraverso la mia persona, in questo Consiglio europeo, per sottolineare che nell'emissione di Eurobond non si cela un modo subdolo per evitare la disciplina finanziaria, ma si cela, anzi non si cela, c'è esplicitamente un messaggio forte per favorire la crescita economica e per favorire il fatto che l'Europa, essendo un continente sempre più integrato, non si infligga da sé il male di rinunciare ad avere un grande mercato finanziario con la trasparenza, la liquidità e i bassi costi di transazione che conseguono a un grande mercato finanziario, cosa di cui dispongono gli Stati Uniti, dispone in parte il Giappone, e non si vede perché l'Europa, che fa gli sforzi di unirsi sempre di più, debba poi privarsi dei benefici dell'unirsi sempre di più. Altro è, viceversa, cercare di argomentare anche dal punto di vista di quei paesi che è non solo nell'interesse europeo, non solo nell'interesse nostro, ma anche nell'interesse loro andare in queste direzioni. È un lavoro pedagogico in Europa che forse in passato l'Italia non ha molto tentato, ma che io considero sia parte dei nostri doveri. Dobbiamo continuare così? Voglio ricordare a questo Parlamento, che è così sensibile, giustamente, come lo è il Governo, ad evitare che un puro concerto bilaterale franco-tedesco guidi e domini l'Europa. Vorrei ricordare che fu in una conversazione bilaterale tra il Presidente Sarkozy e il Cancelliere Merkel a Deauville, diversi mesi fa, che venne deciso e poi un po' troppo diligentemente trasposto sul piano degli altri 25 Stati membri, di coinvolgere in un modo preciso, rigoroso e determinato il settore privato nelle perdite in conto capitale a seguito di interventi verso paesi in difficoltà. Ebbene, avere adesso a 27 deciso che quella cosa viene tolta di scena significa anche dare un messaggio costruttivo, collaborativo. Signor Presidente, signora Cancelliere, potete fare degli errori, è meglio che agiamo con una consultazione preventiva tra tutti. E a questo riguardo, visto che ho la fortuna di avere qui accanto a me il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro per gli Affari Europei, oltre al Vice Ministro per l'Economia e le Finanze, approfitto per dire una parola forse più generale sulla nostra politica europea, e cioè siamo molto interessati a utilizzare pienamente il posto che ci è stato offerto di occupare di recente accanto alla Francia e alla Germania in un concerto di nucleo interno dell'Unione Economica e Monetaria Europea. Dottore Bricolo, ma che c'entrano le tasse per ora? La prego, stiamo parlando di Consiglio d'Europa. Senatore Bricolo, lei è il presidente di gruppo, la richiamo. No, no, no.
Per cortesia, togliete questi cartelli commessi. Togliete questi cartelli. Tolgo. Togliete questi cartelli. Senatore Bricolo, la richiamo all'ordine, faccia togliere questi cartelli nella sua qualità di presidente di gruppo. Faccia togliere questi cartelli. Fate togliere questi cartelli. Stiamo assistendo a una contestazione nei confronti del Presidente del Consiglio Mario Monti da parte dei senatori della Lega, in particolare il capogruppo Bricolo è stato più volte richiamato all'ordine. Senatore Bricolo, la richiamo all'ordine la seconda volta. Lo sentite, il Presidente Schifani richiama all'ordine il senatore Bricolo che è il capogruppo, gli ha più volte detto, ma proprio lei che è il capogruppo, e i senatori della Lega hanno anche esposto dei cartelli che non si vedono in questo momento in onda perché non c'è la telecamera puntata, ma evidentemente la Lega, che è passata all'opposizione, sta contestando duramente il Presidente del Consiglio Monti. Senatore Calderoli, la richiama all'ordine. Tolga quel cartello. Avanti, va bene. Basta, basta. Basta, è una sceneggiata veramente mortificante per il Senato questa. Basta. Basta. Basta, costringetemi a provvedimenti disciplinari, basta, la richiamo all'ordine per la seconda volta. La seduta è sospesa. Avete sentito il Presidente Schifani sospendere la seduta, uno spettacolo piuttosto indecoroso, quello che evidentemente hanno inscenato i senatori della Lega in contestazione al Presidente del Consiglio Mario Monti.